Condé Nast intende licenziare 25 giornalisti. Io nulla sapevo di Condé Nast. Mi informo e vengo a sapere che è un potentissimo gruppo un editoriale, un potentissimo gruppo editoriale che ha nelle mani le più importanti riviste patinate italiane, ma credo che sia un potentissimo gruppo editoriale internazionale. Io non lo sapevo. Condé Nast, l'ho saputo su Twitter, perché su Twitter leggo la notizia: Condé Nast intende licenziare dei giornalisti. Vado a fare la mia verifica e mi salta fuori che questo Condé Nast è proprietario di riviste come Vanity Fair, Vogue Italia, L'Uomo Vogue, GK, AD, La Cucina Italiana, Traveler. E adesso c'è un comunicato sindacale che informa che ci sarà una protesta perché Condé Nast Italia ha dichiarato 26 giornalisti in esubero, più di un terzo del totale in organico, più di un terzo, 26, 70, sono un'ottantina, quindi i giornalisti che lavorano per questo condenato, sono 80 giornalisti. Beh, sì, il comitato di redazione che protesta riconosce la difficile situazione del mondo editoriale, non solo in Italia, in tutto il mondo, non solo a causa del Covid, lo riconoscono, perché c'è una crisi del cartaceo, una crisi del cartaceo a causa del web, a causa del web, web, specialmente gli smartphone, televisioni, smartphone, le televisioni, insomma. Internet, c'è una grossa crisi del cartaceo, pure questo è cartaceo, vedete? Anche questo è cartaceo, cartaceo. Se fa fatica entrare in libreria a comprare un libro, si fa fatica, non è una cosa semplice, vedete? Stippe del Serpente, Edizioni Leone, qua c'è Generale Bizantino, sempre Edizioni Leonida. Sempre vedete Edizioni Leonida, questo è Carlo Massoni, questo invece questo è Serafino Massoni, Leonida. Sì, c'è la crisi del cartaceo, c'è la crisi del cartaceo. Non c'è soltanto una crisi dovuta alla pandemia, al Covid-19, la pandemia ha occupato tutto il 2020, sta occupando il 2021, forse occuperà anche il 2022. Sembra che duri 3 anni questa pandemia, Covid-19. Ma prima ancora che arrivasse questa pandemia, prima che si facesse vivo il Covid-19, c'era già la crisi del cartaceo. La tiratura dei giornali è calata enormemente. Io ricordo che quando io ero giovane, il Corriere della Sera tirava 1 milione di copie ogni giorno, 1 milione di copie. Adesso è sceso a 250, ma massimo 300.000 copie al giorno, è calato moltissimo, quindi anche il Corriere della Sera ha dovuto ridurre i propri organici. Non parliamo poi degli altri giornali, che sono scesi ai minimi storici. C'è la grande crisi del cartaceo ed ora, sì, è internet, sì, la crisi del cartaceo nasce con internet, dispiace dirlo, internet ha causato non solo la crisi del cartaceo, ma anche tante altre crisi, però ha reso felici, ha scontentato po pochi ed ha accontentato tanti. Per esempio, io so che tanti che non scrivevano mai, tanti che non scrivevano mai, che avevano perso l'uso della scrittura, adesso tramite i social sono tornati a scrivere. Sì, tanti sono tornati a scrivere, scrivono i commenti, scrivono.
scrivono le proprie impressioni. Tanti sono tornati a scrivere. Questo, per esempio, però tutto ciò ovviamente non interessa a chi lavora come giornalista nel cartaceo. A chi lavora come giornalista nel cartaceo interessa di poter continuare a lavorare come giornalista nel cartaceo, ricevere la paga, arrivare alla fine del mese, perché magari hanno la moglie, hanno i figli, c'è il mutuo da pagare, o i figli che vanno all'università. Quindi veramente è una crisi. Ci sono questi 25-26 giornalisti che dovrebbero essere licenziati da questo potentissimo gruppo editoriale Condé Nast. Poi c'è Condé Nast Italia, ci sarà pure il Condé Nast Francia, il Condé Nast Germania, il Condé Nast Spagna. Ma io non avevo mai sentito parlare e adesso ho imparato una cosa nuova. Io ho 81 anni, 81 anni compiuti, compiuti, ho imparato che esiste anche questo potentissimo gruppo editoriale che si chiama Condé Nast, Condé Nast, Condé Nast, è internazionale. Ho imparato una cosa nuova. Oggi ho imparato una cosa nuova. Io pure sono vissuto nel cartaceo, si può dire sino all'altro ieri, perché quasi tutte le mie opere sono quasi tutte cartacee, tranne questo ebook, questo è un ebook scientifico che è apparso prima in lingua italiana con il titolo Dal matriarcato al patriarcato, poi è stato tradotto in lingua inglese. Anzi, l'ho tradotto in lingua inglese, From Matriarchy to Patriarchy, e ora sta in tutto il mondo. Ma è l'unica mia opera in ebook, l'unica. Poi tutte le altre mie opere sono dei cartacei. Vabbè, ci vuole tanta pazienza a questo mondo, va bene? Purtroppo c'è la triste situazione di questi 25-26 giornalisti. Peccato, peccato. Veramente un peccato. Io mi metto nei loro panni e capisco la loro situazione. Va bene, cari amici, su. A tutti, tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.